Ciao a tutti e benvenuti su The Book Hunter. Sono Miria e oggi vediamo un singolo libro, una recensione al nuovo di Ilaria Tutti, Fiore di Roccia. È il suo terzo libro, è in copertina rigida, edito da Longanesi, al prezzo di 18,80 euro. I suoi precedenti libri sono un'altra serie legata all'investigatrice Teresa Battaglia. Sono Ninfe Dormiente e Fiori sopra l'inverno, che vi consiglio tra l'altro, sono molto belli. Ma veniamo a Fiori di Roccia. Di che cosa parla? Siamo in Friuli nel 1915. In pieno svolgimento è la Prima Guerra Mondiale. Uno dei fronti caldi è appunto in Friuli. L'esercito italiano è in sofferenza. Nonostante questo, con caparbietà riesce a ottenere piccole vittorie. Ma soprattutto questo libro è nato per rendere merito e omaggio alle donne che hanno contribuito alla vittoria su questo fronte, le portatrici, che erano umili contadine che vivevano nei paesi limitrofi e attraverso le montagne portavano al fronte italiano cibo, munizioni, anche solo l'esserci, in modo da poter dare coraggio all'esercito di proseguire nel poter concludere più presto la guerra, insomma, per poter realizzare la pace. Cosa vi posso dire di Ilaria Tutti? Ilaria Tutti mi ha conquistato, mi aveva già conquistato coi primi due. Questo libro l'ho preso a occhi chiusi. Speravo fosse una nuova avventura di Teresa Battaglia, perché non avevo letto la sinossi, e invece ho fatto una piacevole scoperta, perché non conoscevo queste donne, queste umili contadine che hanno dato la vita, alcune anche sono personaggi realmente esistiti, per poter aiutare l'esercito. C'è da dire una piccola nota, una piccola precisazione, che i fatti raccontati in questo libro si sono svolti nell'arco di 2 anni, ma per semplificare li ha accorciati in pochi mesi e poi non sono state aggiunte le varie tecniche militari che sono state utilizzate, ovviamente per poter facilitare la lettura del romanzo. Ovviamente una parte non è finzione. C'è una piccola storia, è dedicata a un protagonista, ai protagonisti comunque sono comunque figure realmente esistite, ovviamente cambiando nomi, però alcuni dettagli ovviamente per stile, per narrativa sono finti. Lo stile della Tutti è lineare, velocissimo, si legge che è una meraviglia, i capitoli sono molto brevi e ha una particolarità come altri scrittori, che fa in ogni capitolo, in questo caso abbiamo 2 punti di vista. In uno abbiamo la protagonista, che è una portatrice, nel secondo un altro personaggio, che ovviamente non vi spoilerò, quindi non vi dirò assolutamente niente. E negli altri invece, Ninfa Dormiente e Fiori sopra l'inverno, invece ci sono sempre questa alternanza, ma è temporale. Quindi in uno siamo nel tempo odierno, mentre nell'altro siamo in un'epoca passata che ovviamente concerne il fatto che sta succedendo nei libri. Il voto è ovviamente 4 stelline, non do mai 5 perché il 5 è proprio, deve essere un libro che mi fa esplodere praticamente. Spero di vederlo anche, di leggerlo anche per quanto riguarda Ilaria Tutti. E detto questo, mi sembra di non aver saltato niente stavolta, no, mi sono ricordata tutto, quindi se il video vi è piaciuto ricordatevi di mettere un bel mi piace, se non siete iscritti iscrivetevi al canale, attivate la campanella per ricevere le notifiche e i nuovi video, e buona lettura a tutte e buona caccia, ciao!